nasale inferiore. La conca nasale inferiore è un osso pari e simmetrico. Come vediamo qui, sono rappresentate entrambe. È molto semplice, non è nient'altro che una laminetta ricurva che sporge nelle cavità nasali quindi dalla parete laterale, dalla parte inferiore della parete laterale, come vediamo, delle cavità nasali, e concorre alla formazione del meato nasale inferiore. Presenta due facce, una faccia mediale e una faccia laterale, e due margini, fondamentalmente il margine superiore e il margine inferiore. Adesso, la faccia laterale costituisce la parete mediale del meato nasale inferiore ed è concavo. Per quanto riguarda invece la faccia mediale, essa risulta essere convessa e ecco, sporge quindi verso il setto nasale. Il margine superiore innanzitutto tiene quindi sospesa la conca nasale inferiore nelle cavità nasali, articolando anteriormente con la cresta concale dell'osso mascellare, che vediamo qui, e posteriormente con la cresta concale dell'osso palatino. Per quanto riguarda la porzione intermedia, essa copre parzialmente il seno mascellare, l'apertura del seno mascellare. Abbiamo tre processi. Il processo anteriore, cioè c'è un processo anteriormente, che è il processo lacrimale, vediamo qui, infatti qui c'è l'osso lacrimale, poi abbiamo il processo etmoidale che articola con il processo uncinato, questo dell'osso etmoide, questo qui. E infine il processo frontale, che è poco visibile, il processo mascellare, che è rivolto verso il basso e lateralmente, questo qui. E dunque provvede questo processo, il processo mascellare provvede ad occludere parzialmente l'apertura del seno mascellare. Il margine inferiore, vabbè, abbiamo detto, presenta la curvatura verso la parete laterale delle cavità nasali ed è ruvido, rugoso.